Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Bentornati sul canale se siete di ritorno, invece benvenuti se siete nuovi. Io sono Martina, trader dal 2015 e trading coach della community degli Ichimokers, di cui vi lascio il link qua sopra e qua sotto per i più curiosi, visto che spessissimo mi vengono chiesti. Ma trovate sempre tutto in descrizione, insomma, ovunque. Oggi sono qui con un nuovo video per parlarvi di FOMO, ovvero Fear of Missing Out, che tradotto in italiano è la paura di perdere un'occasione. La paura di restare fuori, la paura di non essere coinvolti, la paura appunto di perdere un'occasione. Prima di iniziare però ragazzi, una cosa che non ho mai fatto fino ad ora è che qua sotto vi lascio il link per iscrivervi alla nostra newsletter, perché tra pochissimo partirà una newsletter totalmente formativa e gratuita, dove vi manderemo appunto per mail più lezioni formative, sia riassunte ed estrapolate da alcuni video qua su YouTube, ma anche contenuti che non avete mai visto qua sul canale. Quindi vi consiglio di iscrivervi perché non ve la potete assolutamente perdere. Detto questo, parliamo di FOMO. Come detto, la parola FOMO, che sta per Fear of Missing Out, che appunto tradotto è la paura di perdersi, diciamo, un'occasione, perché la paura di perdere non è propriamente la traduzione corretta, è quella paura che prima o poi tutti i trader iniziano a conoscere, quella paura che prima o poi subentra nell'animo di ogni trader. Solitamente le cose vanno così, ci si approccia al mondo del trading, magari si sente parlare di questa FOMO senza ben capire di che cosa si tratta e si inizia a tradare. Per un po' di tempo si va anche molto bene, magari si portano a casa buoni risultati, ma poi arriva quel giorno in cui si perde quell'occasione. Quell'occasione che poteva essere l'occasione della vita, e si inizia a pensare, nella migliore delle ipotesi, a tutte le cose che si potevano fare con i soldi guadagnati o semplicemente magari con quell'operazione che avrebbe segnato un nuovo massimo nella equity. Invece, nella peggiore delle ipotesi, si fanno grandi danni perché per paura di perderla effettivamente ci si butta a mercato quando non si dovrebbe, perché magari è già tardi. Da quel momento in poi avrete sbloccato la FOMO, quindi la paura di perdervi un'occasione. È una paura, secondo me, che bisogna sbloccare, una paura che non si conosce subito perché chiaramente sarebbe impossibile, ma che non appena la si assapora per una volta, ecco, è la fine. Da quel momento in poi si inizierà a fare di tutto per recuperare quel trade perso, si inizierà magari a non mangiare, non dormire, a passare 24 ore su 24 sui grafici, ad essere molto più ossessionati rispetto a prima, molto più legati appunto al grafico, ma non in senso positivo, anzi, questo porta poi nel lungo appunto a dei danni. Quindi è una paura che principalmente subentra una volta che si è avuta l'esperienza della perdita di un trade, ma soprattutto perché non è tanto l'esperienza della perdita del trade, ma come ci siamo sentiti a perdere quel trade. Ci siamo sentiti esclusi, ci siamo sentiti gli unici non invitati a quella festa, mentre tutti erano lì a divertirsi, noi non siamo potuti andare, non ci hanno invitati, ed è una sensazione che comunque può essere rilegata a tante altre situazioni nella vita di tutti i giorni che non ci fa sentire bene. E quindi chiaramente iniziamo a chiederci come potevamo evitarla. Beh, sicuramente stando più sui grafici, sicuramente non bevendo il caffè in quel momento o non facendo tutto il resto. È tendenzialmente una paura che una volta sbloccata tende a perseguitare il trader senza dargli via di scampo. Sicuramente già in tanti vi avranno parlato della FOMO, oggi però io sono qui per fare quel qualcosina in più, perché oltre ad avervi spiegato che cos'è, quindi magari non lo sapevate ma la state provando, l'avete provata, quindi adesso finalmente potete dargli un nome, oppure l'avete già visto scritto da mille parti ma non avevate idea del significato di questa FOMO, adesso sapete di che cosa si tratta. Abbiamo anche capito il perché questa ci fa così male, quindi è legato ad una sensazione di, diciamo, essere esclusi da un qualcosa, è una sensazione che è ricorrente in più ambiti della vita, che poi soprattutto nel trading, dove tutto è amplificato, ecco, diventa qualcosa di insormontabile. Però io quello che voglio fare in questo video è darvi tre consigli pratici per poterla, diciamo, sconfiggere una volta per tutte. Infatti, per quanto mi riguarda, la FOMO è una paura che ho conosciuto in passato e che capita ogni tanto, ma la osservo da lontano, la guardo, la saluto e le dico: ehi là, sei al tuo posto, perché so come gestirla. Quindi cominciamo, e al punto numero uno abbiamo il back
backtesting. E probabilmente direte, ma che c'entra la FOMO, che è una cosa così psicologica, col backtesting? Ecco, la FOMO è quella paura che comunque prende soprattutto il trader che non sa qual è il suo compito, non sa che cosa deve fare. Il trader che trada un po' tutto, un po' così, un po' cosà, a volte con delle regole, a volte con delle altre. Quindi poi quando c'è quel trade magnifico che perde, è un casino, un delirio, ma effettivamente questo trader ha da prendere oppure no? Facendo backtesting noi sappiamo esattamente che cosa tradare, in che orari, con quali regole, quindi quando succederà di perdere un'occasione, perché succederà ragazzi, è normale, succede a tutti, succede anche a me, è normalissimo, è umano, a quel punto non sarà più la FOMO a subentrare, ma sarà una cosa più autocritica, e più che paura, e paura di essere esclusi, di essere lasciati fuori, subentra appunto la critica, lo studio verso noi stessi che ci dice: ma io dov'ero in quel momento? Cioè, questo trade su euro-dollaro aveva tutte le carte in regola per essere preso. Dov'ero io? Ah, guarda, in quel momento non ho rispettato la sveglia, stavo dormendo. Malissimo. Oppure mi stavo prendendo un caffè con i colleghi, anche lì, malissimo, perché magari mi è anche scattato l'alert e l'ho ignorato, ok? Quindi a quel punto non subentra più la FOMO, perché noi sapevamo esattamente cosa dovevamo fare e cosa non abbiamo fatto, e cosa abbiamo fatto al posto di fare ciò che dovevamo fare. Questo porta ad essere molto critici nei nostri confronti, ad aver subito la possibilità di analizzare l'errore e con questo di lasciare la FOMO lontana, via da noi. Al contrario, se noi non avessimo i dati della nostra strategia, e quindi tradiamo un po' quello che ci capita, oggi questo, domani quello, non avremo mai sotto controllo cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo tradare, quale asset sì e quale asset no. E allora lì sì che subentrerà la FOMO, perché noi in primis non avremo il controllo del nostro trading. Se voi per esempio non avete il backtesting della vostra strategia, quindi diciamo che tradate tutto, però è tanto quello che si potrebbe tradare, quindi a volte guardate delle cose, a volte ne guardate delle altre, e un giorno perdete un trade su euro sterlina, casualmente quel trade sarà proprio un target. Lì subentra la FOMO, perché voi non avete il controllo della perdita di quel trade, perché magari in quel momento eravate pure davanti ai grafici, ma non sapete cosa dovete tradare, non sapete le regole, ed è tutto molto confusionario. E a quel punto sì, lì subentra la FOMO. Invece, se voi aveste avuto i dati di backtesting, se era da tradare, a quel punto, cavolo, dobbiamo analizzarci, che stavamo facendo noi in quel momento? Ah, stavo guardando un altro grafico, stavo guardando un video su YouTube di Martina e ho perso un'occasione. Ecco, bene guardare i video di Martina, però magari mettersi qualche alert e fare un po' più attenzione. Oppure magari non è delle nostre coppie da tradare e a quel punto non abbiamo perso niente. È stata un'occasione, non faceva parte della nostra squadra di coppie cross e quindi è un'occasione che non ci riguardava. Quindi il backtesting è importantissimo per questo, perché oltre ad avere i dati, tutte quelle cose lì che già abbiamo detto e ridetto, ho fatto mille video sul backtesting, vi faccio passare qualcosina qua sopra, è importante perché ci dà controllo, ci dà il controllo della nostra strategia, e più controllo si ha, più chiaramente si ha la possibilità di avere anche un trading controllato, ordinato. E la perdita di un trade è un qualcosa che possiamo analizzare e criticare, insomma, autocritica verso noi stessi, ma non subentrerà la FOMO, sarà molto più difficile. E questo ci porta subito al punto numero 2, che è la disciplina. Infatti nel trading, per quanto non sia bello da dire, da sentire, la disciplina è alla base. Per avere un trading profittevole, il trader deve essere disciplinato, deve avere degli orari di trading specifici, deve rispettare la sveglia la mattina, deve alzarsi dal letto, non può permettersi di fare, come si dice in inglese, sleep in, quindi non si può dormire, andare oltre l'orario della sveglia, e bisogna essere sempre molto attenti, bisogna tenere una routine molto vigorosa, rigida, e so che sono cose che magari adesso direte che palle, ma questo è il trading, sì, questo è il trading ragazzi. Quindi chiaramente la disciplina è alla base. Avendo disciplina, anche qui, si fa in modo di avere il controllo del proprio trading. Al contrario, un trading non disciplinato, un trading che inizia ogni giorno ad un'ora diversa o che magari non inizia proprio perché il giorno mercoledì non avevamo voglia di fare trading e quindi non l'abbiamo fatto, fa sì che proliferi FOMO a tutto andare, come non ci fosse un domani, se vogliamo usare il gergo di oggi. E quindi chiaramente avere disciplina è necessario per scacciare il caos. La mancanza di disciplina, spesso, 99% dei casi, porta al caos. La mancanza di una routine porta alla disorganizzazione, al disordine e al caos. E tutte queste cose portano chiaramente al non avere il controllo del proprio trading. E non avere il controllo del proprio trading significa perdere occasioni.
che noi non avevamo sotto controllo. E lì subentra la FOMO. Avremo paura a quel punto di perderci occasioni. In ogni secondo della nostra vita da trader saremmo lì a cercare, a capire, oddio, forse adesso sto perdendo qualcosa, non ho visto qualcosa. Alla base, ragazzi, ci vuole disciplina. Disciplina, secondo me, è quello che arriva prima di tutto nel trading, prima ancora del trading plan, del backtesting, perché poi da cosa nasce cosa? Quando si ha un trading disciplinato, diciamo che si costruiscono piano piano i tasselli per creare il nostro grande castello, ma in primis serve disciplina. E dico questo perché la FOMO è quella paura appunto che fa sì che noi ci sentiamo come se ci siamo sempre dimenticati qualcosa e ci porta chiaramente molto spesso a forzare delle cose che in realtà non erano da forzare, ma la base non è l'essersi persi qualcosa, è il perché io mi sento così, perché mi sento che mi sono potuto perdere qualcosa, perché mi sento che mi sto perdendo qualcosa. E qua vedete che ci ricolleghiamo subito a, in primis, il backtesting, perché non so cosa sto facendo, e in secondo luogo la disciplina. Se io fossi un trader disciplinato, avrei il controllo del mio trading, e chiaramente gli errori possono succedere, ma diciamo che è più gestibile, non vanno a sviluppare la FOMO. E al terzo punto troviamo il mio preferito in assoluto, una cosa che in community dico e ridico e ridico ogni giorno, il, chiamiamolo file, ma possiamo dire il me versus strategia. E qua andiamo a riprendere praticamente due punti toccati prima e andiamo a metterli su, diciamo, la stessa bilancia e andare a fare un po' un peso, andare a vedere se riusciamo a bilanciarli o meno. Al punto numero uno abbiamo il backtesting. Il backtesting ci darà dei dati, il backtesting ci darà delle performance mensili, settimanali, annuali, ok? E quindi noi sapremo che facendo quelle cose con quelle regole, questi saranno tendenzialmente i nostri risultati. Dall'altra parte abbiamo la disciplina, che è il nostro essere in grado di replicare quei risultati. Vi posso dire, ragazzi, che il 90% dei trader perde perché non perché non ha una strategia profittevole, ma perché non segue le regole. E perché se seguisse le regole, sulla carta avrebbe dei dati, dei risultati, poi ai fatti non li ha. E qua c'è discrepanza fra il backtesting, quindi la strategia, e la disciplina, quindi noi stessi. Andare a fare un noi versus strategia, io ho proprio un vero e proprio file, ci permette di andare a capire cosa la strategia ha performato questa settimana, questo mese, questo anno, e cosa io ho fatto dall'altra parte, non vedevate le mie mani. Quindi i due aghi della bilancia. Come faccio io? So che devo tradare, facciamo finta, due coppie, che sono euro sterlina ed euro dollaro. Io seguirò le due coppie ogni giorno seguendo la mia disciplina, la mia routine, le mie regole, i miei orari, eccetera, eccetera, e vedrò quelle che sono le occasioni. Se io avrò replicato esattamente le stesse occasioni, allora saremo pari pari e chiaramente non ci sarà alcuna occasione persa e quindi la FOMO proprio non si farà neanche viva. Invece potrà succedere che magari sono in volo, sono in aereo, sono in macchina, sto facendo qualcosa di molto importante per cui non riesco ad aprire il trade, perdo euro-dollaro, io quando torno a casa la sera e vado a ricontrollarmi i grafici, vedo che c'era un'occasione su euro-dollaro che da backtesting avrei dovuto prendere, quindi la strategia sul file mi dà quel target, o anche quello stop per carità, io dal lato mio non ce l'ho, e quindi qua andiamo a vedere che un 4% di target io, Martina, non ce l'ho, me verso strategia mi dà un meno 4. La strategia sta vincendo ad un 4% rispetto a quello che io sto facendo. E qua non può essere FOMO, perché non è la nostra paura di perdere un'occasione, perché se ci pensate è una cosa non più irrazionale, ma diventa anzi molto razionale. Euro-dollaro è scattata alle 15.45, che cosa stavo facendo io? Stavo guidando? Ah, ok. Ok, la prossima volta che guido mi gestirò in modo diverso, ma la FOMO, sì, ti vedo, ti tengo d'occhio, ma io so che cosa stavo facendo in quel momento. La FOMO subentra quando io non ho il controllo, la FOMO subentra quando tra, non so, domani mi rendo conto che ieri c'era euro-dollaro, oh cavolo, ma la devo prendere, non la devo prendere, non lo so, ma cosa dovevo fare io, dov'ero, cosa stavo facendo, oppure la vedo adesso che è scattata, non avevo un alert, non avevo delle regole, magari perché ho iniziato ad analizzare i grafici adesso alle 4 del pomeriggio, e a quel punto mi rendo conto che ho perso un qualcosa dove forse dovevo essere dentro, forse non dovevo essere dentro, non si sa. Quindi ragazzi, la FOMO è una paura incondizionata, che è principalmente guidata appunto dal non avere il controllo di quello che è il nostro trading, dal non essere disciplinati e dal non sapere che cosa dobbiamo fare. Avendo uno backtesting, noi sappiamo quali sono le coppie, quali sono i nostri orari di trading, quali sono i setup, sarà molto più facile tenere sotto controllo il mercato e capire effettivamente cosa dovevamo fare e cosa non dovevamo fare. Avendo disciplina, seguiremo gli stessi orari ogni giorno, quindi l'attenzione nostra sarà al massimo.
e non andremo a perdere occasioni, e se succederà saremo in grado di essere autocritici nei nostri confronti e potremo sempre guardare la FOMO da lontano e salutarla, perché sapremo il perché delle cose. E il file, o comunque il me verso strategia, ci andrà a dire cosa le coppie che dovevamo seguire hanno fatto e cosa io ho fatto nei loro confronti. Se ci sarà discrepanza negativa nei miei confronti, significa che mi sarò perso qualcosa, ma saprò analizzare il perché, il per cosa e il per come. Se sarà positiva, c'è qualcosa che non va dall'altra parte. Forse ho perso qualche stop loss, il che è un pizzico di fortuna che non fa mai male, o forse comunque dovrei un attimo riguardarmi il tutto. Ma il punto principale che va a inglobare questi tre punti per sconfiggere la FOMO è avere pieno controllo e consapevolezza di quello che stiamo facendo. E se non lo avete, significa che mancano dei pilastri principali al vostro trading, indipendentemente dalla strategia. Se vi sentite che soffrite di FOMO, della paura di perdere occasioni, significa che non avete una routine di trading ben strutturata, che probabilmente non avete disciplina, che non avete un backtesting ben fatto che vi dica cosa fare e quando. E quindi, ragazzi, vi posso dire che c'è un po' da lavorare. La FOMO è una paura che ogni tanto fa capolino, può succedere. A me succede di perdere occasioni e sinceramente la FOMO non arriva, ma magari in periodi in cui sono molto stanca, in periodi in cui ho perso un'occasione perché ero molto stanca, ho visto male il grafico, mi succede magari quando torno dai viaggi, soprattutto quando ho jet lag, che quindi guardo male i grafici, perdo un'occasione, allora lì inizio ad impanicarmi e andare a guardare se per caso ne ho perse altre, e inizio a chiedermi, oddio, ma ho perso, ecco, lì questa paura sta entrando nella mia vita in quel momento, perché io non ho il controllo di quello che ho fatto, l'ho fatto male, l'ho fatto con poca attenzione, ma tutte le altre volte, anche se perdo occasioni, so bene perché è successo, e la FOMO, vi posso assicurare, ragazzi, che non fa parte della mia vita ormai da tanto tanto tempo. Ogni tanto si fa vedere, ma è una cosa che ho sconfitto in modo definitivo, e spero che con questi consigli anche voi possiate farlo. Se avete, ragazzi, dubbi o domande, volete approfondire l'argomento, utilizzate pure il box qua sotto delle domande, dei commenti, così andiamo a vedere tutto insieme. Come sempre vi rispondo a tutti. Intanto spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente, se l'ho fatto, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche, e noi, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video.